Martinati, Camargo, La Rosa, Castelluccio, Didier Benedetti, Sprechino, presente, Ilascio Maria, presente, San Marsegno, presente, Calabria, Tortorelli, presente. Buonasera a tutti. Andiamo ai lavori di questo Consiglio Comunale con la discussione posta, con il punto posto al primo punto dell'ordine del giorno. Ordinanza del Tribunale di Lavoreco del 10 gennaio 2013, numero 179, con numero 680, barra 12, per giro del tratto. Prego, signor. Grazie, signor Presidente. Grazie. Signori consiglieri, buonasera a tutti, chiedo scusa per il ritardo, ma porto il saluto anche a questo onorevole consiglio dell'associazione di volontariato AUSERP, che nella sede di Viale Colombo questa sera sta svolgendo il congresso annuale, quindi hanno richiesto la mia presenza, la mia partecipazione, il mio saluto, e come tale sono portato di questo ritardo all'assemblea comunale per questa motivazione, per cui anche a voi tutti porto il loro saluto e ringraziamento, quindi anche all'amministrazione comunale da parte loro per aver risolto un problema che abbiamo riscontrato per quanto concerne la loro sede durante quest'ultimo periodo, proprio perché l'ex municipio, dovendolo mettere a disposizione del nuovo presidente giudiziario, ci ha costretto, insomma, ad una scelta che è stata quella di liberarlo anche dell'associazione AUSO, che abbiamo trasferito nella sede che già abbiamo inaugurato e che, devo dire la verità, ben si presta anche alle attività che vengono svolte dagli stessi. A me questa sera piace riportare al Consiglio Comunale, ma diciamo a tutta la città di Lavoreco, di serenità e di tranquillità rispetto a questa ordinanza che è stata emessa dal Tribunale di Lavoreco, in base al quale c'è stata fatta chiarezza, c'è stata data, diciamo, determinazione, riportando e reintegrando la consigliera di Lascio all'interno di questo Consiglio Comunale. Ciò ci gratifica, e allo stesso tempo in qualche modo ci rappresenta anche motivo positivo per il buon andamento, il buon proseguimento della stessa amministrazione comunale, proprio perché all'atto dovuto, più volte ripetutamente specificato in questa sede, che era quello comunque di quindi anche alla domanda che ribadirò anche all'onorevole consiglio che aveva dotto di Lascio per qualche istante, al motivo di incompatibilità che comunque era stato sollevato nei confronti della stessa dottoressa, c'è stato e proseguito, diciamo, a parere di questo consiglio, un interesse, diciamo, privato rispetto all'interesse pubblico, che è stato comunque determinato l'atto di decadenza e che, sottoposto al giudizio del Tribunale di Lavoreco, è stato ben valutato, tant'è vero che con l'ordinanza numero 680 del 2012 del Registro Generale e 179 di cronologico, il Tribunale di Lavoreco, in composizione collegiale, la persona dei giudici dottor Matteo Claudio Zarrella, presidente, dottoressa Maria Zambrano, giudice, dottor Arturo Avorio, giudice estensore, dopo un'ampia motivazione data a tutti i caratteri, diciamo, importanti del procedimento sia giudiziario ma anche degli atti posti in essere da questo consiglio, ha ritenuto definitivamente pronunciato di provvedere come visto per legge, ossia dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Lavoreco, del Presidente del Consiglio Comunale, del Segretario Comunale, della Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Potenza, quindi il nostro difetto di legittimazione passiva al giudizio. E nello stesso tempo accertare diritto
all'elettorato passivo di Maria Milascio e conseguentemente il diritto alla permanenza nella carica di consigliere comunale ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti e nello stesso tempo a me ha ordinato di pubblicare la presente ordinanza entro 24 ore dal ricevimento all'albo del dispositivo della stessa sentenza. Io desidero rimarcare questo aspetto, non leggo diciamo le motivazioni della stessa sentenza, però desidero rimarcare proprio questo aspetto che ho già detto in apertura del mio intervento, ossia quello che avevamo la necessità di fare chiarezza su questo punto. Il ricorso della madre continua a essere pendente nei confronti del comune di Lago Negro, ricorso di cui abbiamo ampiamente diciamo, discusso, è pendente dinanzi alla TAR Basilicata. Spero tanto che, diciamo, indipendentemente quindi dalla vicenda propria che interessava la dottoressa Di Lascio, che lo stesso anche su questo ricorso venga fatta chiarezza nel migliore dei modi, in questo punto devo dire, per il comune di Lago Negro, che lo consentirebbe, perché lo stesso ente è chiamato ad una responsabilità economica di oltre 600.000 euro da quanto risulta dallo stesso atto, però a questo che aggiunge 1.000 euro al giorno di danno per l'esercizio dello stesso impianto di distribuzione, per cui vedremo il prosieguo come si concluderà anche quest'altra vicenda giudiziaria. Nel contempo però, essendo trascorsi alcuni mesi da quanto è stata dichiarata la decadenza della dottoressa Di Lascio, a me sembra opportuno insomma anche riferire o chiedere alla dottoressa Di Lascio, non so se vorrà rispondere o meno, insomma se lei non darà risposta, noi riterremo che comunque non ci siano cause di incompatibilità nel frattempo intervenuta tra la stessa dottoressa Di Lascio e l'ente e comune di Lago Negro, per cui per il fatto stesso di essere presente in questa sede in consiglio ritengo che la stessa possa tranquillamente accogliere questa mia richiesta dando risposta della sua permanenza e quindi della sua mancanza di incompatibilità rispetto all'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. Tanto devo, è una presa d'atto, per cui se ci sono considerazioni o interventi da fare, sarà la Presidente del Consiglio a cedere la parola. Buonasera a tutti, Presidente, Sindaco, Segretario, Consiglieri, cittadini. Ringrazio il Sindaco per il bentornato e, come sempre, non posso condividere la ricostruzione dei fatti che mi sembra parziale e assolutamente irrispettosa della verità. Per comprendere pienamente la gravità dei fatti che si sono susseguiti, che sono accaduti in questi mesi, è necessario fare un breve riepilogo di questi. A seguito della segnalazione di un avvocato di fiducia dell'ente, quindi un signore che non è né cittadino né elettore in questo comune, il Consiglio Comunale di Lago Negro, nella persona quindi della Presidente e del consiglio del segretario, hanno ritenuto di dover dare avvio alla procedura della dichiarazione della mia incompatibilità rispetto alla carica di consigliere comunale. Come è stato detto più volte, è incompatibile il consigliere comunale che abbia, in questo caso specifico, una lite pendente con il comune di appartenenza, in quanto parte in senso giuridico. La questione che è alla base della lite, alla quale si fa sempre riferimento, è l'autorizzazione concessa dal comune con atto del sindaco al distributore della Tamoia di Via Roma a permanere nel sito in cui si trova, in palese violazione della legge regionale numero
5 del 2010 e della deliberazione della giunta municipale numero 62 del 2006. Almeno questo è ciò che lamenta la società. La MAVI sostiene che l'autorizzazione concessa dal sindaco alla Tamoil sia in violazione di legge. E lamenta anche che tale distributore, il cui collaudo era scaduto nel 2008, abbia lavorato dal 2008 all'agosto del 2011 senza autorizzazione, nel silenzio di tutti. La cosa che colpisce dal punto di vista politico, perché come diceva giustamente il capogruppo del PD Pasquale Mitidieri, il dottore Mitidieri, non siamo in un'aula di tribunale, quindi le vicende, i profili giuridici li lasciamo ovviamente ai giudici, ma il particolare che colpisce molto è che questa autorizzazione scaduta a settembre del 2008 è stata rinnovata ad agosto, una prima volta ad agosto 2011, 2 mesi dopo l'insediamento del nuovo consiglio, che vede questa opposizione con me allora capogruppo. Chiaramente siamo nel profilo delle pure ipotesi campate in aria, ma l'ipotesi che qualcuno voglia usare il potere politico amministrativo per danneggiare un'opposizione scomoda ed ingombrante. Nel Consiglio Comunale del 6 settembre l'incompatibilità è stata contestata dal sindaco e dal capogruppo del PD. Come previsto dalla norma, il 19 settembre ho protocollato un documento contenente le osservazioni, così come previsto dalla legge, redatte dal mio avvocato, complete della migliore giurisprudenza. Tant'è vero che queste motivazioni sono state integralmente accolte dal Tribunale Addito. Ecco perché io vi chiedo e vi chiedo, era davvero necessario arrivare fino a tanto? Non vi è sorto il dubbio per un attimo che la lite fosse temeraria? Dobbiamo quindi ritenere insensato il comportamento dei consiglieri di maggioranza che con disprezzo della prudenza, con noncuranza, hanno deciso di dare corso a questa lite, probabilmente nella certezza, nella convinzione che l'onere economico della lite comunque non sarebbe gravato su di loro. Infatti queste poi sono tutte le considerazioni che man mano trarremo. Questo perché? Perché non hanno tenuto conto neanche della intervenuta cessione delle quote sociali. La vendita delle quote, come ho avuto occasione di spiegare più volte in consiglio e per iscritto tramite tutti i documenti che sono stati fatti per venire a questa maggioranza, sotto forma di diffida, sotto forma di consiglio, sotto forma di protocolli, di richieste, di valutare con attenzione prima di arrivare al giudizio. La cessione delle quote non è l'atto che ha rimosso l'incompatibilità, perché dalla sentenza è chiarissimo, l'incompatibilità non c'era perché io sono socio di una società di capitali e la lite è tra la società di capitali e il comune. Nel momento in cui a maggior tutela della figura, dell'integrità del Consiglio tutto, perché io credo che si debba avere a cuore l'integrità dell'istituzione innanzitutto, al di là delle proprie convinzioni o dei propri diritti, quindi istituzione innanzitutto, a tutela dell'istituzione io ho ceduto le quote sociali. E lì si è innestata una polemica grave, secondo me, nei confronti addirittura di mia madre, che era la destinataria di questa cessione di quote, la quale è stato quasi lasciato intendere che fosse vecchia ed incapace, quando credo che la maggior parte dei consiglieri, oltre che i cittadini, sanno bene
Come mia madre sia sempre stata amministratore delle società di famiglia, è vero motore delle società di famiglia. E tutti ne conoscono la professionalità e i soci delle sue società devono essere assolutamente grati per il grande risultato sempre prodotto. Proseguiamo con l'analisi. Altro evento che mi ha colpita è stato, appunto, che c'era già stato il consiglio, c'era stato il deposito delle osservazioni, quindi la possibilità di valutare appieno se l'incompatibilità fosse o meno esistente. Si decide di proseguire, la maggioranza decide di proseguire sulla via della dichiarazione di decadenza e deve farlo acquisendo le osservazioni e valutandole in un ulteriore consiglio. Per poter convocare il consiglio c'è la conferenza dei capigruppo, alla quale io, nella mia qualità di allora capogruppo, sono stata invitata. Lì ho avuto la certezza che ci fosse la pervicace ostinazione della maggioranza di proseguire nel senso della dichiarazione di decadenza. Questo perché il capogruppo, allora assessore Benedetto Mitidieri, ha sostenuto testualmente: a suo parere l'incompatibilità contestata mi poteva essere rimossa solo con la rinuncia alla lite. Quindi immagino che l'allora capogruppo, no, l'attuale capogruppo, perché ancora capogruppo, allora assessore Benedetto Mitidieri, si sia ovviamente speso perché questa ipotesi della unico modo di rimuovere l'incompatibilità consistente nella rinuncia alla lite fosse poi condivisa da tutti gli altri consiglieri. E la cosa che, secondo me, dal punto di vista dell'opportunità politica grave, perché io allora ero il capogruppo dell'opposizione e il capogruppo Mitidieri ha con l'opposizione una lite giudiziaria pendente per una cifra ben maggiore di quella chiesta dalla Mavidil come risarcimento danni. Una questione di opportunità politica. Tra l'altro io ritengo che la mia dichiarazione di decadenza, che posso etichettare come gesto banditesco, non è stata in realtà condivisa da tutti i consiglieri, perché io ho grande stima dei miei colleghi consiglieri e sono sicura che tra noi c'è gente che ha una idea sicuramente migliore e più elevata della politica e del modo di fare politica. Era evidente che si mirava al mio allontanamento pur che fosse quale mera dimostrazione di forza. Durante il Consiglio Comunale, e lo dimostro come, durante il Consiglio Comunale del 28 settembre, il sindaco nel suo intervento mi accusa, e leggo testualmente la buona verbalizzazione del segretario, di far prevalere un interesse privato rispetto a quello generale, affermando che io non sarei stata nelle condizioni di esercitare sempre le funzioni pubbliche in modo trasparente ed imparziale, senza prestare il fianco al sospetto che la mia condotta potesse essere in qualche modo orientata dall'intento di tutelare il mio proprio interesse contrapposto a quello dell'ente chiamato ad amministrare. E il capogruppo del PD ha espresso adesione alle opinioni espresse dal sindaco. Di più. Si chiedeva perché, sempre testuale, perché non avessi rinunciato alla lite, come diceva il capogruppo ex assessore Benedetto Mitidieri, per far sì che non vi fosse alcun dubbio, cosa che avrebbe sicuramente meritato l'applauso di tutti. Io credo che l'applauso di tutti lo meriti il comportamento della maggioranza. Grave, offensivo, lesivo della dignità delle persone, lesivo della volontà popolare che per 1641 persone ha ritenuto che fossimo
capaci, meritevoli di fare opposizione a questo governo regolarmente eletto, a questa maggioranza. Il dubbio nasce dal fatto che, per quanto merito, il capogruppo del PD è laureato, è persona fortemente capace di discernere la materia, facilmente discernibile, giuridica, di questa poca cosa, perché non era molto difficile, è incompatibile con lui che parte in senso tecnico parte della rete del mezzo. Perché chiedermi di disporre di una cosa che dal punto di vista giuridico, di cui dal punto di vista giuridico non potevo e non posso disporre? Probabilmente questo c'era l'insicurezza dell'amministrazione nella bontà della procedura messa in atto nel procedimento autorizzatorio della Tramoi. E quindi, perché non tentare di convincere un parente, uno dei soci, oggi soltanto parente, degli amministratori, ma allora socio, ad eliminare la rete con un sistema decisamente persecutorio? Arriviamo infine al Consiglio Comunale del 23 ottobre, ed è durante questo Consiglio che mio padre, devo dire che la Presidente del Consiglio, la dottoressa Giuseppina Mirati, ha realizzato il suo capolavoro, perché ha propugnato, ha giustificato e ha consentito la votazione a scrutinio segreto. Cioè, questo Consiglio non si è assunto la responsabilità politica di cacciarmi a scrutinio palese, ha ritenuto di doverlo fare a scrutinio segreto, e la Presidente del Consiglio l'ha consentito. Vi confesso che l'enormità delle cose che mi sono accadute in questi mesi io riesco a percepirle soltanto adesso, quando ho dovuto riprendere in mano tutto la consecuzione degli accadimenti per poter preparare queste due parole da dire questa sera. Ed è allora che mi sono resa conto della volontà pervicace orientata all'eliminazione dell'oppositore scomodo. Perché beh, bisogna riconoscere alla maggioranza che il percorso iniziale è quello sì un atto dovuto. Cioè, nel momento in cui il nostro professore di Napoli, no? Il professore, come l'ha chiamato il consigliere Sant'Arsenio, ha comunicato al Comune di Larmeno che c'era l'ipotesi di incompatibilità della consigliera di Lasco perché probabilmente in qualche modo mischiata con la vita della società del Comune, è giusto che il Comune abbia avviato la procedura di decadenza, ma l'obbligatorietà sta soltanto nell'avvio del procedimento. La valutazione del merito, quella era compito vostro. La valutazione, il discernimento, se le cose che venivano contestate erano o no corrette, la lettura dei documenti proposti nelle osservazioni. La legge dice che io posso proporre, la persona a cui è contestata l'incompatibilità può produrre osservazioni perché gli altri le leggano e si facciano eventualmente consigliare. Sarebbe bastato, una volta avviato il procedimento, correttamente avviato, e presentato io le osservazioni, il sostegno di un buon legale e ovviamente non una posizione di prevenzione nei confronti dell'opposizione. Sarebbe bastato quello per evitare una rete temeraria, per evitare anche, se vogliamo, l'umiliazione di un consigliere regolarmente eletto di essere cacciato dicendo e adducendo le cose che sono state dette, la richiesta di risarcimento danno, questo e quello, la lite continuamente, come a dire ancora stasera, ecco perché contesto il bentornato del sindaco, perché ancora stasera noi qui stiamo parlando, signor sindaco, stiamo parlando della decadenza per incompatibilità
pronunciata da questo ente e che il tribunale ha detto ha riconosciuto completamente fuori dalla grazia di Dio. Dopo aver descritto nuovamente la questione della Tamozzi. La sta deducendo lei che l'hanno certo che la sta deducendo lei, però dopo sua. La maggioranza consigliare, ha reinterpretato il suo interesse sulla mafia. Ancora una volta io dico ai miei concittadini, lo vedo ancora più stringente questo suo interesse sulla mafia. La maggioranza consigliare ha reinterpretato fantasiosamente e creativamente le norme, ritenendo non rimossa una causa addirittura inesistente. L'aspetto che mi preme evidenziare, perché veramente mi preme evidenziare, perché tutto il resto, voglio dire, ormai è storia, per cui con il consiglio di questa sera, per quanto mi riguarda, la vicenda è assolutamente conclusa. Il problema che rimane però il problema che mi riguarda, signor sindaco, signora presidente, quando poi interveniamo noi ci dice che al terzo richiamo che succede? Si è spento il sindaco. La questione particolare che mi preme adesso richiamare è un'altra, perché ripeto, concluso questo consiglio, per me la vicenda decadenza è chiusa, il rapporto, la dialettica democratica e politica riprende da dove era stata brutalmente interrotta e sì, lavorerà per il bene del paese. La cosa che invece mi preme evidenziare ai cittadini è che è il danno. Perché? Mi pare che sia abbastanza chiaro a tutti che una volta avviato il procedimento, a quel punto si poteva evitare di arrivare al tribunale. Quindi c'è stata una volontà precisa di arrivare alle estreme conseguenze della dichiarazione di decadenza, probabilmente per punire la consigliera Di Lascio, probabilmente per intimidire il gruppo di opposizione che svolge il dovere che ha dell'opposizione. Io mi sono pagata il mio avvocato e però come cittadina di questo paese pago l'avvocato due volte, perché pago l'avvocato del mio conto e pago anche l'avvocato dell'ente, come lo pagate voi l'avvocato dell'ente. Allora io ritengo che le spese legali derivanti da questo giudizio non possono, anche dal punto di vista morale, secondo me etico, essere chieste ai cittadini di Lago Negro. Cittadini ai quali abbiamo messo limo al massimo, hanno messo limo al massimo con il nostro voto contrario. Cittadini ai quali... Io penso che sarebbe più logico che i cittadini non pagassero i 679.000 euro alla Mardi. Ma questo è un problema che lei ha con la Mardi, non con me. E non l'avvocato che ha portato le difese. Vogliamo fare un'analisi di qual è il sindaco? Mi consente allora di fare un'analisi? Di fare un'analisi di quella che è la situazione di vigore della Comunità? Ve la racconto subito. La maggior parte della massa dei debiti di questo comune derivano da sentenze contro le amministrazioni che si sono succedute nel tempo. Il grosso è perché questa amministrazione, guidata da un avvocato, non riesce a rendersi conto che la litigiosità non paga. L'idea di farsi fare causa, di fare una porta per fare causa, no, come si dice in qualche ufficio sindaco. Lei sta dicendo che è meglio, a fronte della causa contro la mafia, pagare 679.000 euro subito alla mafia. No, che la La Marvin non chiede soldi, la Marvin chiede la revoca in atto di
per andare verso la cementificazione selvaggia. Cittadini ai quali consentiamo di vivere in un paese sporco. Basta guardare, guarda, se voi vi mettete in macchina e scendete lungo Viale Colombo e guardate ai lati, vi vergognerete di essere cittadini di questo paese. E poi la spazzatura nei cassonetti per giorni e giorni, e adesso è inverno, poco vedremo. Vediamo se mi dimentico qualcosa. Cittadini lavoregresi ai quali questa maggioranza ipoteca il futuro perché approva rendiconti fasulli e continua a farlo. Da che noi ci siamo insediati? L'abbiamo riscritto, stato denunciato di tutto e si approva di rendiconti sempre con le stesse cose. Questo ci toglie il futuro. Questo atteggiamento, questa amministrazione, questa arroganza ci toglie il futuro. Beh, a lei non tanto. E che dire delle promesse sull'ospedale unico? Ne vogliamo parlare? Abbiamo un'altra vertenza innanzi al TAR, perché il maggiore proprietario da espropriare dell'ospedale unico ha fatto ricorso al TAR contro il comune di Lagonegro, ritenendo che le deliberazioni approvate nel corso degli anni presentino dei vizi di legittimità e di forma. Queste sono le novità. Il modo giusto di affrontare la questione. Che questi amministratori si dimettano. La richiesta è questa. La richiesta è che questa amministrazione voglia regalare ai cittadini di Lagonegro le dimissioni. Non prima ovviamente di aver pagato il conto dei legali, perché sarebbe opportuno che pagassero prima il conto dei legali e poi andassero via. Signor Sindaco, le consiglio di vendere la pelle dell'orso, solo quando è ucciso, Sindaco. Non prima. Lo sta dicendo a me, ma è difficile. Non prima. Concludo dicendo che questo tipo di atteggiamento che il centro-sinistra della Corea ha potuto tenere è stato in qualche modo avallato dai referenti politici regionali, perché dei soprusi di cui sono stata oggetto con questo atteggiamento persecutorio, ovviamente io ho fatto ampia e documentata relazione a tutti, quindi tutti i capogruppo presenti, i referenti regionali dei capogruppo presenti, il presidente De Filippo, l'assessore Pittella, il capogruppo Speranza, il segretario Speranza, tutti, invano. Ovviamente questa è la gente che oggi si fa fotografare sotto lo slogan Italia Giusta, e se questa è la giustizia in cui credono queste persone, credo che c'è da preoccuparsi. Se questa è la democrazia che queste persone intendono continuare a coltivare a Lagonegro, credo che ci dovremmo preoccupare seriamente. A Lagonegro la dialettica democratica, il riequilibrio, la giustizia delle posizioni è stata fatta dai giudici. Non c'è stata una volontà politica in questo senso. Nessuno ha fermato l'abuso, perché io ritengo che questo si sia trattato. Nel momento in cui questa amministrazione si è resa conto, leggendo le osservazioni, che non c'erano le ragioni per dichiarare l'incompatibilità, è andata avanti lo stesso come un treno, ha dichiarato l'incompatibilità come se nulla fosse, per liberarsi di un'opposizione scomoda. Questo è il centro-sinistra.
Ricordatevelo nelle urne. Grazie. Presidente, sindaco, signor consigliere, volevo sinteticamente fare una breve replica al gruppo di nascita, richiamare alcune cose, e sento di dire che la ricostruzione che ha fatto è molto pregna di un processo all'intenzione, tutta questa carica che ci mette addosso di violenza, di perficacia, di tentativi portati all'estremo, pur di farla decadere, è proprio un processo all'intenzione delle cose, che noi liberamente, almeno per quanto mi riguarda, liberamente, in maniera autonoma, senza suggeritore, abbiamo inteso che vi fosse quel gravame e quella incompatibilità. Nella conferenza dei capigruppo che ha ricavato, che non era